Molti pensano che la demografia sia solo contare persone in base a certe loro caratteristiche, che sia una noiosa lista di statistiche, come queste. In Italia, 2 giovani su 3 tra i 18 e i 34 anni vivono con i genitori. In Svezia, la metà dei bambini nasce fuori dal matrimonio. In Niger, ogni donna ha in media 7 figli. 3,5% della popolazione mondiale vive in un paese diverso da quello dove è nata. Beh, in effetti, visti così, questi numeri forse possono sembrare noiosi. Però già meno noiosa è la demografia quando appare sulle copertine delle riviste di economia e società. Nel tempo a mia disposizione, voglio spiegarvi perché per me la demografia non è una noiosa lista di statistiche e perché è importante parlarne qui oggi. Innanzitutto, la demografia è importante perché ci riguarda tutti, perché parla di noi. Gli eventi per noi più importanti nelle nostre vite sono il punto focale degli studi di noi demografi: nascite, decessi, cambi di residenza, matrimoni, separazioni, per citare i più importanti. Provate ad immaginarvi tra 20 anni. Quanti anni avrai? Ti sarai sposato? Avrai divorziato? Sarai diventato genitore? O forse nonno? Dove vivrai? Sarai ancora nella stessa città? Se considerati a livello aggregato, questi eventi per noi importanti diventano i numeri della demografia. Faccio un esempio. Questo è il mio evento demografico importante, mio figlio Giulio, che compirà 7 mesi domani. Quando è nato, come si fa con tutti i bambini, l'abbiamo iscritto all'anagrafe. L'Istat, elaborando i dati delle iscrizioni in anagrafe per nascita, trasforma il mio evento demografico importante in una statistica demografica. E quindi mi permette, ad esempio, di sapere che, quanti sono i bambini che sono nati nello stesso mese di Giulio, o con quanti coetanei Giulio condivide il nome, o se le mamme della provincia di Trento sono in media più giovani o meno giovani di me. Ma la demografia è importante anche perché ha importanti conseguenze per le politiche pubbliche. E questo perché? Perché la demografia possiede degli strumenti che ci permettono di capire come cambierà una popolazione, perché cambierà e quali sono le conseguenze del cambiamento demografico. Uno di questi strumenti è la previsione demografica. Se vogliamo prevedere quanti saremo tra 20 anni, nel 2039, possiamo partire dalla popolazione di oggi e invecchiarla di 20 anni. Quindi i 20enni di oggi saranno i 40enni del 2039, i 40enni saranno i 60enni e così via. Poi però abbiamo bisogno di 3 ingredienti. Il primo, dobbiamo stimare quante persone nasceranno da qui al 2039. Dobbiamo poi stimare quante moriranno nello stesso intervallo. Qui, se volete, potete toccare ferro. E infine dobbiamo stimare quanti stranieri arriveranno nel nostro paese e quanti italiani invece il nostro paese lo lasceranno per trasferirsi all'estero. Tra i 3, le migrazioni sono le più difficili da stimare, perché dipendono da tantissimi fattori, per citarne alcuni: guerre, carestie, crisi economiche, cambiamenti climatici. Bene, ma quindi quanti saremo nel 2039? Secondo le Nazioni Unite, passeremo dai 7,7 miliardi del 2018 a ben 9,1 miliardi nel 2039. E poi la popolazione continuerà a crescere e raggiungerà un plateau nei decenni successivi. 9,1 miliardi. Ci possiamo fidare di questa previsione? Beh, innanzitutto occorre dire che questo è il numero più plausibile, ma in realtà c'è un intervallo di incertezza che diventa sempre più ampio quanto più è lontano l'anno che vogliamo prevedere. E poi, per capire la bontà di una previsione demografica, possiamo andare indietro nel tempo e vedere se le previsioni che sono state fatte in passato si sono avverate oppure no. Ad esempio, nel 1958, quando la popolazione del mondo era pari a 2,8 miliardi, le Nazioni Unite stimarono che nel 2000 saremmo arrivati a 6,28 miliardi. E ci hanno preso.
quella previsione fatta nel 58 era di poco superiore al numero di quanti effettivamente eravamo nel 2000, cioè 6,14 miliardi. Ma la popolazione mondiale sta crescendo, ma non è sempre stato così. Anzi, per una lunghissima parte della sua storia la popolazione è rimasta piuttosto costante. Poi ha iniziato a crescere sulla spinta dello sviluppo della rivoluzione industriale, ha toccato il primo miliardo circa nel 1800. E da lì in poi la crescita della popolazione è stata vertiginosa. Grazie a innovazioni in campo medico, tecnologico, a miglioramenti delle condizioni igienico-sanitarie. In poco più di due secoli siamo passati da 1 a 7 miliardi e, come abbiamo già detto, tra 20 anni supereremo il 9 miliardo. Ma la popolazione non crescerà in modo omogeneo ovunque nel mondo. Vi faccio vedere come sarebbe la mappa del mondo se invece di considerare l'estensione territoriale dei paesi considerassimo la popolazione. Allora, nel mondo del futuro, i paesi più importanti saranno quelli dell'Africa subsahariana, l'India, la Cina. Già nel 2039 l'India avrà superato la Cina come paese più popoloso del mondo. Però l'Europa in questo quadro ci appare un po' diversa da come siamo abituati a vederla. E già, perché la previsione ci dice che l'Europa avrà una popolazione che in realtà diminuirà in futuro. E così sarà anche la popolazione italiana. In effetti, la popolazione italiana è già in calo. Si stima che dai 60,6 milioni di persone nel 2018 passeremo a 57,1 milioni nel 2039. Quindi la popolazione italiana calerà. Le cause di questa decrescita sono tantissime, ma la prima, la più importante, è la bassa natalità, tra le più basse in Europa. In Italia si fanno solo 1,3 figli per donna e i figli arrivano sempre più tardi, in media quando la donna ha 32 anni. Dal 2016 i decessi superano i nuovi nati e il flusso di immigrati, sebbene attenui un po' la decrescita della popolazione, non è in grado di contrastarla, anche perché il numero di quanti lasciano l'Italia per trasferirsi all'estero è in crescita, soprattutto tra i giovani. Ma torniamo a come saremo nel 2039. Nel 2039 saremo tutti più vecchi. La scorsa estate era in voga condividere una foto invecchiata di sé sui social media. Alzi la mano chi ha provato ad invecchiarsi con FaceApp. Ecco, bene, bene, siamo molti. Ok, quindi una idea, una mezza idea di come saremo, almeno fisicamente, tra 20 anni, ce l'abbiamo. Il fatto importante è che insieme a noi anche il mondo invecchierà. Dal 2018, per la prima volta nella storia dell'umanità, ci sono più anziani sopra i 65 anni che bambini sotto i 5 anni. Ma ancora una volta, l'invecchiamento della popolazione non avverrà in modo omogeneo ovunque nel mondo. Possiamo usare la piramide di popolazione per capire meglio. Allora, la piramide di popolazione ci mostra la struttura di una popolazione per sesso ed età. Ci sono paesi come l'Etiopia che tra 20 anni saranno ancora relativamente giovani. Qui i bambini rappresentano la classe d'età più numerosa e al crescere dell'età la piramide si assottiglia sempre di più. Poi ci sono paesi come l'Italia, già, che invecchieranno un bel po' invece tra 20 anni. Qui sono i sessantenni, i settantenni a rappresentare la classe più numerosa della popolazione. In Italia oggi, per ogni 10 persone in età lavorativa, ci sono 4 anziani sopra i 65 anni. Nel 2039, per ogni 10 persone in età lavorativa, ci saranno 7 anziani sopra i 65 anni. E allora è facile capire come l'invecchiamento della popolazione avrà importanti implicazioni per le politiche pubbliche. Basti pensare all'inevitabile aumento di spesa pubblica per pensioni, sanità, all'aumento dell'età pensionabile. Ma questi numeri hanno implicazioni anche per le nostre vite, per esempio per gli spazi che frequenteremo, le persone che incontreremo.
Poi ci sono implicazioni anche per le aziende, perché il cambiamento, perché l'invecchiamento della popolazione vuol dire che il mercato degli anziani è in continua espansione, con le relative conseguenze. Ma veniamo ora a noi. Quanti di voi hanno 60 anni? Alzate la mano. Secondo l'Istat, vivrete in media altri 26 anni. In media. Tra circa 6 anni potrete andare in pensione, vi rimangono quindi 20 anni di tempo libero. Che cosa farete con tutto questo tempo? Magari vi rimetterete a studiare o continuerete a lavorare, farete i nonni a tempo pieno, farete volontariato. Ci avete mai pensato? E invece quanti hanno 20 anni? Bene, tra voi è probabile che più donne che uomini conseguano la laurea. È probabile che formerete coppie in cui le donne sono più istruite degli uomini. È probabile che conviverete invece o prima di sposarvi. Ci avete mai pensato? Ecco quindi che quando ci chiediamo come sarà il nostro futuro, inevitabilmente pensiamo agli eventi demografici che ci accadranno. Eh già, perché la demografia è fatta dai nostri individuali corsi di vita. Siamo noi la demografia, altro che una noiosa lista di statistiche. Quelle statistiche servono alla demografia per metterci in mano una chiave di lettura per decifrare come cambierà il mondo intorno a noi. Perché quanti saremo, quanti anni avremo e dove vivremo influenzerà anche come vivremo nel 2039. Il cambiamento demografico è un ingranaggio alla base dei cambiamenti sociali, economici e tecnologici che avverranno da qui al 2039 e oltre. Perciò, la prossima volta che sentirete una statistica sulla popolazione o sentirete parlare di demografia, aguzzate le orecchie perché vi interesserà. Grazie.